Buongiorno, buongiorno ragazzi, benvenuti in questo nuovo video tutorial dove andremo ad analizzare la gara di allenamento, quindi la prova tempo di Filippo sui 50 stile libero. Ma prima di iniziare questo video mi presento, io sono Max Marchi, il preparatore atletico del nuoto e coach, swimming coach, aiuto i nuotatori a migliorare le loro prestazioni in vasca attraverso la preparazione atletica funzionale a nuoto. Ho preparato atleti che hanno raggiunto grandi obiettivi, qualificazioni alle Olimpiadi, primati europei come Fabio Scozzoli, Martina Carraro, Alessia Pollieri, Federico Poggio, che è passato nell'ultimo anno da fare 60 secondi e mezzo nei 50 rana ad arrivare secondo con 59 secondi e 4, quindi a battere il muro del minuto. Ma adesso entriamo nel vivo di questo video e andiamo a vedere come Filippo può migliorare i suoi 50 stile libero. Mi raccomando, fai sempre la massima attenzione ai particolari. Tante volte ti dedichi a fare ore e ore di allenamenti, poi vai a fare errori macroscopici sulla partenza, sulla virata, sull'arrivo, e vai a lasciare decimi e decimi che puoi andare a migliorare. Ma prima di tutto iscriviti al canale, lasciami un bel like e attiva la campanellina per essere sempre aggiornato. Vai, ora entriamo in vasca e stai con me. Partiamo dalla partenza. Allora, Filippo, come vedi, partenza dal blocco, ha la testa troppo in alto, quindi va a attivare troppo la muscolatura delle spalle, del collo, e va così a essere troppo contratto. Può alzare leggermente il bacino, quindi stiamo già facendo un lavoro di mobilità, di preparazione funzionale per andare ad allungare la catena posteriore, quindi andarsi a posizionare meglio sul blocco. Il bacino deve stare più in alto e la gamba davanti leggermente più distesa per avere così un'energia potenziale migliore e potersi spingere più avanti. Poi partiamo dalla partenza, quindi da qui Filippo va a spingere bene con le braccia inizialmente dal blocco, bravo, può spingere di più, quindi può andare a spingere più in fondo, ok, la direzione della spinta è buona, ecco qui la gamba dietro troppo in alto, quindi si inarca troppo in alto, bisogna cercare di tenere leggermente più linea col corpo. L'errore adesso arriva sul recupero, quindi si possono recuperare le braccia anche sotto, io consiglio di recuperare lateralmente per slanciarle così in avanti e guadagnare in centimetri di volo. Si possono tranquillamente recuperare anche in sotto, ma come vedete qui l'errore, Filippo è in volo, il corpo è in linea, le braccia puntano verso il basso, quindi come vedi le braccia vanno a puntare verso il basso. Questo cosa fa? Comporta un abbassamento del corpo e un ingresso in acqua più vicino. In questo momento le braccia dovrebbero essere richiamate anche da sotto, ma in avanti, per andarla ad allungare in avanti ed avere la posizione di streamline con il giusto ingresso in acqua. Dopo si va a posizionare abbastanza bene, la testa è leggermente troppo sotto, quindi fuori dall'incastro che c'è tra le braccia per evitare la resistenza in ingresso, e le gambe sono leggermente abbandonate. Bisogna riuscire a tenere le gambe più rigide in linea con il busto e anche i piedi. Tante volte i piedi si lasciano morbidi e quando si entrano fanno un effetto bomba, come se avessimo degli scarponi da sci ai piedi. Quindi piedi a ballerina, Filippo, cerca di tirarti come se fossi un ballerino, tutto in linea, come i tuffatori quando entrano in vasca. Qui perde la posizione delle gambe, come vedete il corpo è spezzato, le gambe cadono in acqua e guardate quanti spruzzi fa in ingresso. Tutti questi spruzzi, ragazzi, sono resistenza, quindi perdita di velocità. Il corpo deve essere come una spada, entrare e affilato e tagliare. Poi andiamo ad analizzare la gara, fase subacquea, ok, lasciamo andare, vai, uscita, ok, l'uscita abbastanza buono anche con la bracciata, ok, braccio teso, bello, mi piace la nuotata così a braccio teso. Filippo cerca di migliorare un po' la rotazione, quindi cercare un po' più di rollio del corpo per essere
con la nuotata più verticale, acceleriamo un attimo che andiamo verso la nostra virata. Ok, arrivo in virata, andiamo a vedere cosa combina Filippo. Ok, ultima bracciata. Ok, qui ha alzato la testa, quindi come vedete, ok, quando fa l'ultima bracciata prima alza leggermente la testa e poi entra. La cosa fondamentale invece è cercare di andare in discesa con la testa, tiro con l'ultima bracciata, vado in discesa con la testa e vado dentro. Ti lascio qui sotto il link con in descrizione di un video che avevo analizzato proprio la virata e facevo fare un esercizio per migliorare la virata stile libero. Spinta dal muro, ok, di nuovo fase subacquea buona, quindi andiamo a vedere l'uscita. Ok, di nuovo buona l'uscita, ancora sempre un po' più verticale Filippo la nuotata, quindi cercare più rotazione del corpo per cercare più profondità. Ottima battuta di gambe, facciamo andare la velocità normale. Ok, bravo Filippo, un ragazzo giovane, quindi ci stanno questi errorini, a molto margine. Ecco l'arrivo, l'altro errore che fa nell'arrivo, qui si lasciano decimi e si perdono le gare, ragazzi. Quindi come vedete Filippo arriva piatto contro il muro. Ok, l'ultima bracciata è arrivato piatto, col corpo piatto contro il muro. Se dall'ultima bracciata invece andiamo in rotazione col corpo, andiamo a guadagnare 10-15 centimetri che ci permettono di toccare prima il muro. Quindi l'ultima bracciata cercate di andare in rotazione con le spalle e cercate di andare a contattare il muro, quindi andare a toccare prima il muro e arrivare più forte mantenendo la testa bassa. Ok Filippo, quindi facciamo un riepilogo generale. Bravo, comunque la nuotata mi piace, braccia tesa, bella ignorante, bella cattiva, cerca di migliorare l'ingresso, quindi più rollio, partenza, fai attenzione a richiamare le braccia lateralmente avanti e tenere le gambe più rigide nella fase di ingresso, virata, cerca di l'ultima bracciata di buttarti dentro con la testa e tirarvi, ti lascio qui sotto anche un link in descrizione da andare a vedere. E come ultimo l'arrivo, cerca di arrivare bene sul fianco, quindi guadagnare qualche centimetro. Ragazzi, per questo video è tutto. Se vuoi che analizzi la tua partenza, la tua gara, inviala a max@maxmarchi.it e sarò contento di analizzarla. Prima di lasciarci, mi raccomando, iscriviti al canale, lasciami un bel like, attiva la campanellina e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao e stai con me.